Ciao ragazze, ciao ragazzi, top, benvenuti in un nuovo video spesa. Questo è un super spesa, è una super spesa Lidl. Abbiamo preso l'albero di Natale, come appunto vi ho detto nel vlog. Se non avete visto il vlog andatelo a vedere, che non lo so se uscirà prima il vlog o questo video spesa, non lo so. E comunque ho comprato, dovevo andare per l'albero di Natale e poi alla fine ho comprato tutta questa roba, ma dettagli, vero amore? Sì, proprio dettagli. Dettagli irrilevanti soprattutto perché ho preso un altro albero di Natale, perché quello che avevo comprato 2 anni fa mi pare l'ho lasciato a mia mamma e Sharon, così lo fanno. Io poi ho preso quello rosa, ne ho preso un altro e faremo 2 o 3 alberi, non lo so. Comunque top video spesa, vi faccio vedere quanto ho speso, magari vi fate il fermo immagine perché le cose sono veramente tante. Vi faccio vedere magari prodotto per prodotto senza dirvi il prezzo. Se vi interessa qualcosa andatelo a vedere, perché è veramente tanta roba. Abbiamo speso 112,79 euro, e quindi farvi dire singolo prezzo per prezzo ci verrebbe un video di 8 ore, quindi faccio così, insomma. Passiamo al video spesa. Ecco, come vedete, 112,79 euro. Vi faccio la carrellata dei vari prezzi. Così se qualcosa. Ah, l'albero di Natale è 29,99 costato. Se vi interessa qualcosa, vedete voi poi il prezzo. Comunque c'era un sacco di sconti: 3x2, 1 più 1, cose molto molto convenienti. Di salse della Star. Queste qui, Pumarò, la passata corposa, 100% pomodoro italiano. Ne abbiamo prese 4 bottiglie, qua ce ne sono 3. L'altra è qua. Ok, 4. Poi abbiamo preso i fagioli cannellini, questi qui di Campo Largo, prodotto in Italia. Questi mi pare che costano 35 centesimi a barattolo. I ceci, sempre anche questi qua prodotti in Italia. Poi abbiamo preso, sempre Campo Largo, i pomodori pelati, 35 centesimi, anche questi qui a confezione. Abbiamo presi 4, aspetta, fammi inquadrare, ne abbiamo presi qua, ne abbiamo presi 4. Poi della Fresciona abbiamo preso il mais, questo qui da 3, che mi pare costa 1,39 euro. Poi questi qua, i booster di Salumeo, che sono al pollo e tacchino, sono identici ai booster Woody dell'Aia al formaggio, hanno lo stesso identico sapore. Questi qua costano 59 centesimi a confezione. Ne ho presi 4, uno me lo sono mangiato strada facendo. Poi i Kraft nella gianduia, che piacciono tantissimo a Davide, presi 6 per 49 centesimi a Kraft, è un ottimo prezzo visto che sono veramente buoni. Sono buoni, allora. Buonissimo, infatti adesso sono veramente una bomba. Che la fai? Ti mangi? Ne mangiamo uno. Come sono? Soffici. Classico panettiere, questi sono proprio ripieni, ripieni. Poi della Baresa c'era l'offerta 3x2 sulle olive nere denocciolate, queste qua con non il sugo, con il liquido. E abbiamo preso 2 nere e una verde, che spunterà dopo. Comunque c'era il 3x2, vabbè, spunterà dopo. Comunque c'era il 3x2, quindi due nere e una verdi, pagati mi sembra 1,98. Sì, 1,98. Ah, ecco qua quelle verdi, quindi ottimo prezzo, 3 barattoli di olive, 1,98 euro, ottimo prezzo. Poi della Nastrecce le brioche all'arancia e cioccolato tipo le Fiesta. Vi avevo fatto vedere, se avete visto il video spesa di Unes, che prendiamo queste qui sempre dell'Unes, che sono buonissime. Mi ricordo che anche queste sono uguali, vi farò sapere se sono più buone queste o quelle dell'Unes. Queste qua rispetto all'Unes costano 1,39 euro, quelle dell'Unes invece costano 1,49 euro, cioè 10 centesimi di differenza.
senza olio di palma, così c'è scritto così. E abbiamo preso i due pacchi di questo, poi salterà fuori anche l'altro. Anzi, no, aspettate che è già saltato fuori. Eccolo qua, due pacchi di queste. Poi, queste qua piacciono a Davide, le yo-yo. Dentro c'è le card delle emoji. E vediamo un po' che card si trova. Comunque, le yo-yo, questa era in offerta. Poi, il pane della McKennedy per fare gli hamburger, che vi ho fatto la videoricetta. Che c'è già sul canale, se vi interessa, ve la linko qua sotto dall'info box, la ricetta degli hamburger tipo McDonald's che farò stasera. E questi qui costano a confezione 79 centesimi, così qua mi ricordo il prezzo. Poi, altra offerta della Carosio, il riso Roma. Praticamente, questa è una confezione da 1 kg e c'era il 3x2, paghi 2 e il terzo era gratis. Mi pare che anche questo intorno a 1,98 € costasse. Poi ho preso questi adesivi qua da appiccicare alla finestra, che ce ne sono, io penso che era solo uno, 99 centesimi, invece dentro ce ne sono 4 fogli. E queste sono le fantasie, insomma, veramente carinissimi, devo dire. E stasera noi infatti cominceremo ad addobbare tutto per Natale. Poi la pancetta, anche questo qua mi ricordo quanto costava, affumicata, che devo fare la pasta o la carbonara o la matriciana, che entrambi i casi mi avete chiesto la videoricetta. Quindi quando userò questa pancetta, vi farò la videoricetta della pasta o la carbonara o alla matriciana. Lo so che ci vuole il guanciale così, tipico piatto di romano, però io lo cucino così, quindi sempre a modo mio le ricette. Poi cose molto sane e delicate e leggere. Abbiamo preso questo cioccolato che costava 39 o 35 centesimi a barretta, adesso non mi ricordo, tranne questo qua con le nocciole, che questo mi ricordo 59 centesimi. Abbiamo preso due con le nocciole, due al cioccolato bianco e Sei. sei, dico sei, al cioccolato al latte. E questi chi è che li mangia tutti? Io. No, dai, non è vero, li mangiamo tutti. Tutti. Poi, i funghi della Baresa, questi della Baresa, questi funghi trifolati champignon. Questi costavano a barattolino 69 centesimi. E sono una bomba. Sono buone, Davide piace perché lui è intenditore di funghi, quindi li consiglia. Sono veramente eccezionali. Poi, della Nixe. Il tonno, questo fagioli e tonno col sugo 1,99 e questo piselli e tonno sempre Entrambi buoni, 1,99. tutti e due. Sì, sono buoni. Poi della Merivio lo stracchino, questi qua, due pezzettini così. Comunque questo era uno più uno, uno si pagava e uno era gratis. Quindi 1,19 € per avere 4 di questi, cioè ottimo. Poi della Milbona, dopo tantissimo tempo, il formaggio fresco, l'erba cipollina. Questo formaggio è veramente buonissimo, super top. Lo farò assaggiare anche a Davide, che non l'ha mai assaggiato, e poi vi farò sapere se gli è piaciuto. Ne ho presi due di questi, quando salta fuori l'altro proprio lo faccio vedere. Aspetta. Poi abbiamo preso della Sunday questi wafer tipo Loacker, Gardena, quelli di copertura cioccolato, ovviamente non hanno questo sapore. Però la prima volta che li prendo, poi vi farò sapere se sono buoni oppure no. 400 grammi e insomma questa busta qua. Ah, eccolo qua l'altro formaggio, sono due. Questi sono buonissimi, se non li avete assaggiateli, prendeteli perché sono veramente ottimi. 1,19 € sono top. Anche sfamati del panino, mangiati così, veramente buonissimi.
aspetta, prego. Poi la piadina dell'italiano, piadina romagnola alla riminese, con olio extravergine di oliva, senza grassi, di origine animale. Queste qua ce ne sono dentro 3 ed erano in offerta a 75 centesimi, ne abbiamo prese 2. Buone. Sono buonissime queste. Poi della Snack Day i popcorn, 39 centesimi a busta, senza olio di palma, a chi può interessare. Poi della Milbona il Vanilla Creme Caramel, questo qua mi sembra che costa 1,19€ per 6 budini, e questo è buono. Questo Davide non l'ha mai assaggiato, l'hai assaggiato questo? Creme Caramel sì. No, della Lidl. Sì, sì, però era un altro tipo, ma una bomba. È buonissimo questo, eh. Poi sempre della Fresciona le pesche sciroppate, e queste sono veramente buonissime. Mi pare 1,19€ costassero, comunque se non mi ricordo bene i prezzi, guarda che bene lo scontrino. Passiamo questi. Sempre della Sunday un altro pacco da 400 grammi di questi wafer. Questi sono veramente buoni, eh. Ci piacciono? Sono veramente buoni, eccezionali. Eccezionali, amore. Poi la colla per la pistola a caldo, questa qui che è quella grande, e questa qua ci sono dentro 18 pezzi, è costata 4,99. Poi la pistola colla a caldo, 9,99. Il panettone, questo qua piace a mio suocero, solo a lui piace. E della Favorina, questo qua giusto da pucciare nel latte la mattina, poi vabbè, il pandoro migliore è la Bauli o Mele Gatti. E abbiamo preso così, abbiamo preso un panettone e un pandoro, che a me a Davide piace il pandoro, e anche a mia suocera piace il pandoro. Forse alla nonna piace il panettone. Tutte e due la nonna. Sia pandoro che panettone. Sì. Bene, a tua mamma? Ah. E a mia suocera piace il pandoro. Alla pasta. Poi c'era il 3x2, quindi 1,19€, se non sbaglio, un chilo, le penne rigate, tutte e tre insieme 1,19€. Ottimo prezzo, prezzo veramente. Sì. Poi ho preso questo centro tavola che è veramente bellissimo. A me è piaciuto veramente particolarmente. Con le candele rosse era l'ultimo rimasto in questa forma. C'erano i classici rotondi, però io ho preferito questo che mi piace veramente tanto. E questo qui l'ho pagato 9,99. Poi il latte granarolo, anche questo qua in offerta, ne abbiamo prese 2 confezioni. Costava 79 centesimi, amore? Sì, sì, 79 centesimi a confezione. Il latte granarolo è ottimo. Poi, buono, digeribile. Io prediligo i latti che hanno il tappo, perché quelli di italiani veramente sono poco igienici secondo me. Allora, per finire, un bel albero di Natale, 1,80 m, guardate. Della Melinera. Della Melinera, guardate che bello, non è classico, è diverso. Guardate come si appoggia. Amore, è normalissimo, è classico invece. No, invece secondo me è diverso dagli altri. No, io ce l'ho questo così che si io è la prima volta che in casa mia c'è un albero con diciamo i piedini così. Vediamo quanto dura, se dura da Natale a Santo Stefano. No, dura. Questo qui 29,90 per 1,80 m è un buon prezzo, però vi segnalo che Eurospin 1,80 m costa 19,90 e non c'è voluto andare Eurospin. Veramente volevo andare, però c'è stato un disguido e niente. Un qui pro quo? Un qui pro quo, proprio qui. Un pro qui quo. Bene. Bene, questa era la nostra spesa da Lidl. Se vi è piaciuto il video mettete mi piace, se siete iscritti iscrivetevi, mi raccomando. Un bacione, grazie a tutti quanti, grazie ai nuovi iscritti, grazie ai iscritti di sempre. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!